Viaggiare per conoscere, attraversare luoghi ed assaporare la terra, i prodotti tipici come una fotografia. Questo è il convegno organizzato nella sala consiliare del comune di Penne dall'architetto Mirko Musa nell'ambito delle giornate delle ferrovie non dimenticate, con la collaborazione del comitato Mobilità Dolce. Raggiungere un luogo per svariati motivi facendolo da osservatore e scoprendo le viuzze percorse in passato dai mezzi a bassa velocità. Insomma, creare nuovi percorsi così da collegare i piccoli centri dell'entroterra. Sì, questa filosofia plurale che mette insieme dai cammini alle ferrovie, dalle biciclette, anche un trasporto pubblico che consente alle persone di viaggiare insieme ad altri. Ecco, questa è la vera scommessa. È finito il Novecento, il tempo della velocità, oggi è tutto slow, dal cibo allo slow travel, alle città slow. Ecco, questo forse è il vero tempo umano per anche rigenerarci, avere un corridoio privilegiato dove un mezzo pubblico, magari anche moderno, magari panoramico, magari efficiente, magari pulito, consente di restituire la certezza del viaggio. Ecco che allora il discorso del trasporto pubblico è un discorso di civiltà. È una ipotesi di lavoro interessante che coinvolge sicuramente il territorio non solo di Penne ma dell'area vestina, che collega esattamente le bellezze di questi luoghi anche alla città di Pescara. È una ipotesi anche di promozione turistica intelligente, perché consente di conoscere con più attenzione, con più anche preparazione il territorio tutto e quindi fruirne pienamente.